Ciao a tutti, bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per la seconda parte dedicata ai voti di Sanremo e quindi quelli della seconda serata, va bene? E quindi vi parlerò degli artisti. Oggi esclusivamente perché nella seconda serata di Sanremo non è successo niente di particolarmente eclatante di cui dover parlare e meno male diamo più spazio alle canzoni. Come è fatto anche ieri. Ho bisogno della sigla e allora, siccome il canale è particolarmente vintage, come sapete, ho scelto una sigla di Sanremo veramente molto vintage, che sarebbe questa. E quindi oggi vi dico i miei voti particolari confrontandoli con quelli reali, va bene? Ok, iniziamo come sempre dalla parte bassa della classifica. Inizio dal 14° posto, dove per me io ho messo Levante. Allora, io ho tanta simpatia per questa donna, veramente. La seguo anche su TikTok, pensa. Però veramente Levante, io non mi aspettavo assolutamente un Tiki Boom Boom 2, perché rifare un pezzo così è impossibile, va bene? Neanche questo Levante. Cos'è successo, Levante? Allora, il testo io l'ho trovato sconvolgente, a tratti scandaloso, veramente. Lei brava sempre, canta molto bene. Ah, io non posso dire niente di lei, ma questa canzone veramente no, io non riesco quasi a classificarla ed è per questo motivo che l'ho messa ultima, perché non sono riuscito neanche a dare un voto. Cioè, 13° posto, io invece ho messo Setu. La canzone di Setu si chiamava Cause Perse. Allora, io al Sanremo Giovani, Setu l'avevo messo fra molto in alto, nel senso io avevo votato anche in quell'occasione e secondo me si meritava di andare a Sanremo. La canzone è però complicatissima, una canzone innanzitutto rumorosissima, che inizia rumorosissima e finisce rumorosissima, cioè nel senso ha un suo genere musicale, io l'ho trovato molto originale. Però, come ho detto anche in altri momenti e per altre canzoni, anche in questo caso non la trovo competitiva, cioè non è una canzone, a mio parere, da gara. Numero 12, io ho messo i Modà, che in realtà a me non sono mai piaciuti tantissimo, perché fanno una musica molto tonda, no? Io intendo tonda nel senso che il classico pezzo che gira tantissimo, ed è per questo dà l'orecchiabilità al pezzo, no? Come sapete quando gira, ma loro girano talmente tanto che diventa una nenia clamorosissima e non sono cambiati di una virgola dall'inizio della loro carriera. Questo è molto bello perché dà identità al gruppo, però nello stesso tempo ho trovato che sono rimasti davvero dove l'avevamo lasciati. Li ameranno tantissimo quelli che li amavano prima, anzi forse di più perché hanno riportato la musica dei Modà a Sanremo esattamente identica e chiaramente chi invece non amava questo modo di fare le canzoni continua a non amarlo perché non c'è stato alcun cambiamento, questo volevo dire, bravissimi, io li stimo molto. Al numero 11 ho messo Articolo 31 che sono stati bravi, cioè nel senso anche di vederli insieme. Anche se anche loro non mi sono mai piaciuti particolarmente, però la storia dell'articolo 31 l'ho seguita anche involontariamente e rivederli sul palco di Sanremo insieme, un po' più anzianotti, insomma, è stato emozionante comunque. La canzone però, io ho guardato fra gli autori, ma io mi immaginavo ci fosse Max Pezzali a dire la verità fra gli autori del pezzo, perché è proprio un pezzo degli 883, ma in maniera scandalosa, cioè l'ho trovati molto 883 e questo non è che deve essere un demerito, eh. Però l'articolo 31, insomma, sono gli articolo 31, hanno sempre fatto un genere diverso, erano molto nazional popolari, ecco, questo volevo dire. Per il Sanremo vero sono arrivati i noni, io l'ho messi all'11° posto. E adesso parliamo di Shari. Beh, lei è bella, cioè lei è troppo affascinante, cioè sembra uscita da un film e la voce è stupenda, proprio fatta di velluto, è proprio bella la voce di Shari. Dunque la canzone invece secondo me non l'ha valorizzata molto perché lei ha bisogno di spazi, lei così come la vedo io, si esprime
vocalmente con i suoi tempi, ha bisogno di fare tutti questi giochi, ha necessità di farli in uno spazio più ampio e la canzone non gli rispettava assolutamente i suoi spazi e non si sono trovate tanto bene la cantante e la canzone, secondo me. Quindi lei meritava una canzone differente. Ecco, io mi ricordo, cara Shari, che hai fatto Saremo Giovani non l'ultima volta, la volta prima, no? Avevi fatto, se non sbaglio, una canzone che si chiamava Credo Stella. Ecco, dovevi fare una canzone così. Ecco, perché quella era bella davvero. Al numero 9 io ho messo Will, che per Sanremo è arrivato 12esimo. La Shari invece è arrivata 13esima, non so se l'avevo detto prima. Allora, Will è un... mi ricorda molto Lorenzo Fragola, no? Non so perché... perché no, in realtà non ci sono motivi per cui, però ogni volta che lo vedo, ah, Lorenzo Fragola mi sembra bravo, lui è composto, molto educato, canta molto bene, fa il suo compito proprio molto molto bene. L'unico problema che ho io nei suoi confronti è che non mi piace la voce di Will, perché sì, quando deve fare le note un po' più alte diventa talmente sottile che cambia praticamente tutta. Ecco, fa le note basse, ha una voce diversa da quando, ma completamente diversa. Sembrano due persone che cantano una canzone, no? Allora, qui vi stupirò perché al numero 8 della classifica, ma forse non vi stupisco neanche più di tanto, perché ho visto un po' cosa ne pensate. Al numero 8 ho messo un artista che io ho sempre amato e tuttora amo, non per questo non lo amo più, che è stata per me ed è tuttora la cantante più brava d'Italia, ed è Giorgia. L'ho dovuta mettere però al numero 8 perché io voglio capire una cosa, Giorgia, abbi pazienza però, eh. Ti scrivi le canzoni e siamo d'accordo, fai bene a scriverti i pezzi, a volte i pezzi te li scrivono anche gli altri, no? Ma come mai non riesci a capire che cosa ti sta più bene a te? No, non è possibile, cioè, altri cantanti l'hanno capito benissimo, no? Anche Malika Ayane si scrive da sola le canzoni e se le scrive proprio come un vestito, se le costruisce perfette per lei, no? Ma com'è possibile, Giorgia, che tu ti scrivi le canzoni per te e sbagli completamente? Cioè, le vuoi scrivere per un'altra? Non è che sia brutta, però con te non c'entra proprio niente e sei anche un po', io l'ho trovato un po' anche in difficoltà a cantarla perché è fuori assolutamente dal tuo mondo. È ancora più straordinario se si pensa che l'hai scelta proprio te. No, questa canzone dal vivo, proprio sul disco non lo fai perché l'ho sentita sul disco, è molto più lineare. Dal vivo sei talmente imprigionata da questo pezzo che poi strafai e non ci si capisce più niente, no? Di com'era la canzone perché non ne rispetti, diciamo, l'ordine. E io capisco che vuoi fuggire da questa gabbia. Assolutamente, ma non te l'ha ordinato nessuno di cantare questa canzone, cioè te la potevi cantare anche un'altra, e questo era il senso. Te sempre bravissima, Giorgia, bravissima, la migliore di sempre. È una bella canzone, ma doveva cantarla un'altra persona. Ecco, questo io penso. Io ti ho messo al numero 8, quando in realtà Sanremo ti ha messo al numero 5. Numero 7, e ci sono rimasto male anche io perché io do le votazioni, no? Però non mi rendo conto se poi che voto ho dato, io le do i voti così a impressione, no? E non mi ero accorto che a Madame mi sembrava di aver dato un voto alto e invece poi l'ho trovata al numero 7. Mi è dispiaciuto perché pensavo di averla portata più su nella mia classifica, anche io mi sono stupito. Sono come Giorgia con le canzoni, mi sembrava bella invece. Allora dunque, al numero 7 ho messo Madame, che... Già oggi io la metterei ancora più alta perché il pezzo è molto bello, non si capisce come sempre niente, ma tanto non ce ne frega, nel senso, ormai abbiamo capito che non bisogna capire niente con Madame. Però il ritmo è molto carino, mi assomiglia a un altro pezzo, anche in questo caso, ma non ricordo quale. Comunque, chiaramente farà un grandissimo successo. Sono più che altro contento di averla risentita così, perché ultimamente i pezzi che avevo sentito non erano eccezionali. E questo invece ti riporta veramente ad altissimi livelli. Allora, quindi, Sanremo ti dà seconda. Io ho sbagliato probabilmente, mi sembrava di aver dato un voto più alto. Insomma, nella mia classifica sei settima. Ecco.
Al numero 6, vicinissimi ai primi 5, ho messo Tananai. Allora, Tananai fa innanzitutto intonatissimo, ha questo giro intonatissimo con una voce molto bella perché l'ha tenuta leggera, non ha forzato mai. Ha cantato proprio come un cantante neomelodico, è stato bravissimo secondo me. Per cui dovete sapere che noi l'abbiamo conosciuto con Sesso Occasionale, ma in realtà il vero mondo di Tananai è quello che ha cantato a Sanremo ora. Cioè, Sesso Occasionale è stato proprio occasionale. Lui è molto, molto melodico, insomma, scrive delle ballate molto spesso, molto più volentieri, eh. La canzone è molto bella. Bravo. Sanremo ti dà terzo, io ti ho messo sesto. Allora, quinto posto, ho messo Colapesce e Di Martino. La canzone è Splash. È bellina tantissimo questa canzone. Io l'ho preferita assolutamente sì a quell'altra perché è musica leggerissima, era una canzone furba, ma insomma, musicalmente era un pezzo che aveva una struttura, via, parliamoci chiaro. Questa mi è piaciuta molto di più perché l'ho trovata più originale, molto più originale. E molto divertente, loro sono simpatici tantissimo. Quarto posto, io ho messo Rosa Chemical, che l'ho conosciuto soltanto da pochi mesi quando mi sono cominciato a occupare di Sanremo perché io non credevo, cioè io addirittura mi ricordo di aver chiamato mio figlio e avergli detto: "Scusa, ma chi è questa?" E lui, dopo aver riso per mezz'ora, e meno male non mi ha chiamato Boomer, mi ha detto è un uomo, a dire la verità è un ragazzo, non è una donna, Rosa Chemical. Allora, Rosa Chemical, personaggio che è molto molto particolare, non posso dire originale perché di personaggi così nel mondo della musica ne abbiamo visti tanti. Ora, dire che è originale saremmo veramente ciechi perché ne sono arrivati tanti vestiti così, basterebbe pensare, vabbè, non pensiamo a Renato Zero per forza, però basta chiamare in causa, che so, Ivan Cattaneo ad esempio, cioè nel corso della musica personaggi molto fuori dalle righe, vestiti in questa maniera, che si muovono sul palco, si esprimono così, ce ne sono stati tanti. E lui è uno nuovo che si approccia alla musica alla stessa maniera, perciò noi della nostra generazione non è che stiamo lì a dire sicuramente: "Oh, non avevo mai visto una cosa così." No, assolutamente no. La canzone è molto carina, dice delle cose importanti, le dice con spiritosamente. Lui sul palco è molto, ci sa stare bene. Si è anche limitato, non ha esagerato come aveva fatto invece l'anno scorso, sicché mi è piaciuto di più. Il look è molto bello e poi la cosa che mi è piaciuta di più è quando parla, perché questo ragazzo sa quello che dice. È un ragazzo molto intelligente, molto colto e mi è piaciuto tantissimo per questo, come persona e quindi anche chiaramente come artista l'ho valutato anche in base alla persona, no? E quindi per me è arrivato quarto anche come persona, non solo come artista. Sanremo ti ha dato sesto. Adesso io vi dico il mio podio dei primi tre. Eccoli là. Allora, al terzo posto io ho messo Lazza. Non lo so neanche io perché. Perché io do i voti, come vi ho detto, e poi quando li guardo tutti dico: "Come mai ho dato un voto così?" E a volte anch'io mi stupisco dei voti che do. Lazza ha una canzone bellissima, probabilmente una delle più belle di Sanremo. Assolutamente sì. Canta benissimo. Fa il suo lavoro in maniera molto seria, così lo vedo io. E la canzone è veramente eccezionale. Io non posso dire altro che al di là del mio gusto personale, quindi non torna, con la classifica che ho fatta io, però oggettivamente come pezzo è, io credo, il più bel pezzo di quest'anno. Assolutamente sì. Io ti ho messo terzo, Sanremo ti ha messo quarto. Al secondo posto, e io mi sono stupito anche io di averlo messo così in alto. Però la canzone è veramente molto carina, suona bene, gira bene, è un pezzettino leggero, assolutamente sì, ma molto, molto orecchiabile. Suona davvero bene, arrangiato benissimo. Oltretutto, complimenti all'arrangiamento di questo pezzo. Sto parlando di LDA. Ha fatto una canzone molto bella, cioè ha fatto una crescita da Amici a qui, boh, siamo passati 10 anni. Complimenti. Sei bravo, proprio davvero, secondo me, caro LDA.
E lo pensavo già prima, però ora di più, perché hai fatto un pezzo molto, molto carino. Sei stato davvero un giovane autore intelligente che è stato nel suo, si è presentato per com'è e mi sei piaciuto molto. Molto neomelodico, però un pop moderno, molto carino. Allora, Sanremo non è stato giusto con te perché ti ha messo, se non sbaglio, undicesimo, credo. Io ti ho messo invece secondo, cara Lidia, perché mi sei piaciuto tanto, ma il primo posto è per una canzone che io amerò per sempre, che io ho già imparata. Il balletto no, non mi chiedete di ballare perché io sono negatissima a ballare, ma diventerà sicuramente il balletto nuovo di TikTok. La canzone però io l'ho già imparata, capite? In questo giorno di sole, furore, furore. Allora, Paola e Chiara, siete tornate e io sono tanto contento. Vi abbraccerei, guarda, ve lo dico perché ci siete mancate tantissimo. Paola e Chiara, quest'estate la balleremo sicuramente. Al Mamma Mia di sicuro, perché sì, ma di certo. Con tutto il balletto anche, che io non farò perché non riesco. Ma... Veramente, no, ma veramente siete state bravissime. La coreografia, il vestito, voi avete cantato bene, siete delle bravissime cantanti, avete fatto una canzone veramente che rimarrà per sempre. Io ve lo dico perché questa canzone rimarrà per sempre. Non c'è verso, è fatta bene, arrangiata bene, ma poi gira proprio bene, cioè. Un ritornello fatto così, cioè ci sono voluti, io capisco, tutti questi anni per farla, ma vi è venuta bene? Assolutamente sì. Prime, come io ho scritto anche nei post di Facebook, Paola e Chiara, tutta la vita. E adesso fai con la sigla. Sigla chiaramente vintage perché noi siamo un canale vintage e quindi facciamo la sigla vintage. Però come avete capito saremo anche vintage, ma siamo molto affezionati anche ai nuovi artisti italiani. Io la musica l'amo tutta, avete capito perfettamente. E sono talmente amante della musica bella, quella che suona bene, la bella canzone, che anche quando i miei artisti preferiti fanno una canzone che non è proprio bellissima, lo dico perché io non sono un fanatico che dice no, l'ha fatta bella per forza Giorgia, no, Giorgia, già questo nome, Giorgia, forza Giorgia, forza Giorgia. E questa volta, Giorgia, io ti dico una cosa, secondo me, continua a parlare di Giorgia perché io sono rimasto talmente male, capito che, ma come, perché? Ascolta Giorgia, allora, allora ti posso dire una cosa, ci sono gli autori che scrivono anche per te, no? Che scrivono ora per Mengoni, no? Va bene, ok, che sono quelli che scrivevano per Baroni. Me lo fai un piacere Giorgia, ma ci torni a chiedergli dei pezzi a queste persone? Te scrivi bene, ma va bene, ma ti scrivi appunto, quasi tutte le canzoni le scrivi te, però poi vai dagli autori di Mengoni, no? E ti fai dare i quattro singoli che devi estrarre dall'album. Oh, e così finalmente ritorni Giorgia, perché no, davvero no, non puoi fare questi esperimenti con noi, perché noi ti amiamo tantissimo, ma ti vogliamo sentire la Giorgia. La Giorgia. Volevo dire questo. Per coloro che semmai avranno sicuramente da fare dei commenti, spero, cioè. E i miei pareri, continuo ancora a dire, sono miei pareri, chiaramente, non vogliono essere presuntuosi, io non lo sto facendo da cantante, da critico musicale, no? Non sto facendo i commenti per questo, lo sto facendo da ascoltatore e basta, da appassionato della musica, perciò i miei gusti possono essere, ma sicuramente, molto diversi dai vostri, commentate pure se volete anche dire la vostra. E come sempre dico, commentate con educazione, perché della cattiveria non se n'ha più voglia, va bene? Ok, siccome l'epoca della cattiveria da finì, siccome è già un annetto, ecco, piuttosto andate a fare una corsetta. L'aveva già detto qualcun altro, a dire la verità, questo. Andate a fare una corsa, e così almeno smaltite la rabbia, capito? Non avete da guarire malattie. Vabbè. Avete da smaltire la rabbia, smaltite la tensione, tornate tonificati, andate a fare una bella doccia, vi mettete tranquilli sul divano, guardate il cellulare,
Sarete rilassati e evitate di dire le cattiverie inutilmente a chiunque perché non sarà più voglia, ripeto, va bene? Sarà l'ora di farla finita? Ecco, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Alla prossima volta, ciao!